Quando parliamo di fotografia ci sono tre elementi fondamentali che bisogna conoscere sicuramente molto bene: ISO, tempo di esposizione e diaframma. Questi tre elementi, non prendete paura, tra poco li spieghiamo uno a uno, questi tre elementi non lavorano singolarmente, ma lavorano assieme. Quindi va capito che la fotografia non è altro che il mix di questi tre elementi. Molto spesso giocare con questi parametri fa sì che otteniamo dei risultati completamente diversi. È una scelta che dovrebbe essere progettuale, quindi a seconda del tipo di fotografia che vogliamo fare, dovremo scegliere e proporzionare questi tre elementi uno all'altro. Partiamo dal primo, ossia che cos'è l'ISO e a che cosa serve. L'ISO non è altro che la sensibilità del sensore alla luce. L'ISO è espresso con un numerino, che di solito è ISO 100, ISO 200, ISO 300 e via dicendo, dove all'aumentare di questo numerino il sensore appunto reagisce in maniera diversa alla luce. Più questo numero è alto, più questo sensore diventa sensibile alla luce. Se ad esempio scattiamo in condizioni di pieno sole, di solito utilizziamo ISO 50, ISO 100, ISO 200. Via via che la luce diminuisce, dobbiamo rendere il nostro sensore più sensibile appunto alla luce, e quindi ad esempio se la luce cala, tramonto o in situazioni ad esempio buie, tipo una stanza buia senza luce, per far sì che la nostra foto sia esposta correttamente noi dobbiamo alzare l'ISO. Alzare l'ISO significa portarlo ad esempio a 3200, 6400, quindi questo numero che aumenta di volta in volta. Tutto diventa un pochino più visibile, ma al tempo stesso dobbiamo tenere conto che aumentando la sensibilità del sensore introduciamo un rumore digitale. Questo rumore digitale di solito non è piacevole dal punto di vista visivo, quindi una buona regola sarebbe tenere questo valore dell'ISO il più basso possibile, chiaramente a seconda delle situazioni dove stiamo girando o scattando la nostra immagine. Il secondo elemento da capire e tenere presente è il tempo di scatto, il tempo di esposizione. Di solito è espresso in una frazione di secondo, un 250esimo, un 300esimo, un 50esimo, e indicano perfettamente per quanto la nostra fotocamera imprime le informazioni che le stanno di fronte sul nostro sensore, per cui sulla nostra immagine digitale. Se noi ad esempio stiamo scattando con un tempo di scatto di un 150esimo, significa che la nostra fotocamera registrerà per questa frazione di tempo tutto quello che succede di fronte. Di solito un tempo di scatto molto alto, un 500esimo, un 320esimo, vanno a congelare quello che sta succedendo di fronte a noi. Ovunque c'è un movimento, se lo vogliamo congelare e quindi che sia perfettamente leggibile, dovremmo preferire un tempo di esposizione molto rapido, un 300esimo, un 500esimo. Se invece vogliamo raccontare questo movimento, potremmo scattare con un 20esimo o un 50esimo o con delle frazioni di tempo più piccole. Oltre ad avere questa possibilità creativa, teniamo a mente che aumentando questa frazione di tempo la fotocamera assorbe più luce, entra più luce, quindi l'immagine potrebbe risultare sovraesposta o sottoesposta se non stiamo regolando bene gli altri valori. Quindi non è solo una scelta creativa, ma al tempo stesso utilizzare un tempo di esposizione maggiore ci permette di far entrare più luce. Quindi se stiamo scattando ad esempio in situazioni di poca luce e possiamo ad esempio scattare sul cavalletto, utilizzare dei tempi e delle frazioni leggermente più ampie ci permettono di tenere un ISO più basso e quindi introdurre meno rumore digitale. L'ultimo elemento che dobbiamo tenere a mente è il diaframma. Il diaframma, anche questo, è espresso di solito in una frazione. Sicuramente avete sentito parlare di F2.8, F4, F5. In pratica questa frazione non fa altro che rendere il nostro piano di fuoco più o meno ampio. Avete presente quei ritratti in cui è a fuoco l'occhio e va a sfocare lo sfondo? Ecco, questo di solito si ottiene con un diaframma molto aperto, quindi F1.8 o F2, per far sì che ho un piano di messa a fuoco molto stretto e quindi ho a fuoco solo degli elementi, mentre tutto il resto va a sfocare. Viceversa, ad esempio, se sono in un paesaggio e voglio tutto a fuoco, di solito si predilige un diaframma molto chiuso, F11, F12 o F22, a seconda insomma delle lenti che stiamo utilizzando, per far sì di avere questa profondità di campo molto ampia e quindi di riuscire ad avere perfettamente a fuoco sia gli elementi vicini che gli elementi lontani. Questa è una scelta creativa, ma come sempre anche la luce vuole la sua parte. A seconda di come utilizziamo il nostro diaframma, quindi se la nostra lente ha un diaframma molto aperto, entra tanta luce, quindi F2 e F3 permettono di scattare in ambienti con poca luce, quindi ad esempio se stiamo scattando di sera, utilizzare un diaframma molto ampio permette appunto alla camera di essere più sensibile alla luce.
ed avere gli elementi più esposti. Viceversa, se utilizziamo un diaframma molto chiuso, sarà necessario avere tanta luce. Ecco, capite che questi tre elementi vanno a lavorare assieme, vanno a sommarsi. L'obiettivo sarebbe di avere prima un approccio progettuale, quindi cercare di capire effettivamente nella nostra testa qual è lo scatto che vogliamo ottenere. Vogliamo uno scatto in cui tutto è fuoco? Vogliamo uno scatto in cui è leggibile solo una piccola porzione, quindi una profondità di campo molto bassa? Vogliamo congelare un momento o vogliamo avere tutto il suo movimento all'interno dello scatto? E di conseguenza andare a bilanciare un pochino questi elementi per far sì che la foto sia qualitativamente interessante. Bene, spero che questo excursus sulle tre elementi fondamentali della fotografia siano stati utili. Se hai qualche dubbio, scrivimi qua sotto e ci vediamo al prossimo video.